Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Lessi e in questo periodo ho fatto una marea di acquisti, per cui ho deciso che dovevo assolutissimamente farvi un video haul. Come sentite, la qualità del mio audio non è proprio il massimo, per cui ho deciso di comprare qualcosa per migliorarlo un attimino. Allora vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto veramente per voi, ragazzi. Allora, il primo, sono andata e praticamente c'era la signorina che, non lo so, secondo me mi ha guardata in faccia e mi ha dato questo. Adesso non so se si riesce bene a vedere. Cioè, secondo me questo è veramente uno stereotipo, perché io sono dell'idea che anche una persona secca possa avere una tosse grassa. Infatti la mia è una tosse grassa. E questa cosa l'ho provata, non ha funzionato niente. In realtà questo qua non è stata la prima cosa che ho preso. Avevo iniziato con i rimedi naturali. La prima cosa che ho provato è stato questo. Un originale miele biologico di arancio non riscaldato di Asiago, che non fa solo il formaggio, a quanto pare fa anche il miele. Ecco, sa di miele, però non ha funzionato granché. Dopo questo sono passata ai rimedi della nonna, in realtà della mamma, perché è opera della mamma questa cosa, che mi ha passato questo, che non sono, come c'è scritto, uova di lompo. Praticamente quest'estate mia mamma aveva tentato di fare la grappa di mugo, perché siamo trentini, sapete com'è, e è una cosa molto tipica qua e anche molto buona, solo che abbiamo avuto qualche piccolo problema, incidente di percorso, e cioè lo zucchero non si è sciolto. Questo è quello che è rimasto del tentativo di fare la grappa di mugo, è un po' solida per essere grappa. Qui mia mamma ha deciso, invece che buttarla via, la usiamo per la gola, che la grappa fa sempre bene. Per cui questa cosa che si prende su così adesso è praticamente zucchero puro. Sentite come già migliora la mia voce. Facciamo una prova, sentite che la mia voce è già migliorata, funziona questa cosa. Dopo questo ho tentato un'altra cosa che rientra nella serie rimedi naturali, cioè questa che l'avevo già in casa. È una sciarpina di pura seta che di solito messa attorno alla gola migliora il mal di gola. Tuttavia questa volta non ha funzionato e notate il colore, l'ho presa per poco e il colore non si attacca assolutamente a niente che ho da mettere, per cui questa scartata. A quel punto ho deciso di passare dal Trentino alla Germania e provare i rimedi tedeschi. Il primo è una cosa che ho importato dall'ultima volta che sono tornata indietro, cioè, aspettate, questo. Chiamasi Erkältungstee, cioè tè per il raffreddore. E non so bene cosa contenga, cioè ha dentro queste bustine che, su cui c'è scritto anche qua Erkältungstee, e contiene Holunderblüten, cioè fiori di sambuco, Thymian, cioè timo, e Weidenrinde, che è la corteccia di salice, alias acido acetilsalicilico, cioè aspirina, è un tè all'aspirina. Infatti il sapore è più o meno quello. Non avendo funzionato il magico tè tedesco, ho deciso di passare a un'altra cosa che ho preso l'ultima volta che ho avuto una tosse in Germania. E abbiamo già parlato in un video degli incidenti con i medici e la tessera sanitaria, per cui quella volta mi ero rivolta direttamente in farmacia. In farmacia mi avevano dato queste cose che sono delle compresse solubili, AZC, Hustenlöser, weiß ich nicht was das sein soll, cioè non so cosa sia, però funziona. Il rimedio tedesco ha funzionato per un po', però dopo un po' ha smesso di funzionare, perché ho deciso che forse era ora di andare dal mio medico. Il mio medico mi ha vista e ha avuto tantissime belle idee, per cui ha detto dai che le proviamo tutte. Allora, dovete sapere che io ho un medico super trendy, cioè la farmacista mi aveva dato questo Fluibron, invece il mio medico mi ha dato una cosa che è tutta un'altra cosa, questo Fluimucil. Ci sarebbe da fare un video intero veramente per parlare dei nomi dei medicinali. Cioè si capisce subito che questa è una cosa più forte, perché Fluimucil dà proprio l'idea di ammazzo qualcosa, Mucil, cioè, dà veramente l'idea di qualcosa di letale. E non è solo letale, ma signori, il mio medico veramente mi consiglia cose super fashion e trendy, perché, faccio notare adesso, voi aprite questa scatola all'interno verde, limone, verde, verde acido, infatti queste sono compresse al gusto limone e non solo, perché questo è troppo trendy. Faccio vedere il blister. Allora guardate che meraviglioso blister argentato, cioè dove lo trovate queste cose? Ce l'ho solo io veramente, ragazzi. Queste cose con poi la forma sfinata, cioè non ha la forma normale della classico blister, quindi quadrato che tu schiacci e esce la compressa, no? Questo qua fa la montagnola proprio.
e guardate l'effetto con la luce quando lo giro, cioè troppo avanti, veramente questa perfezione. E non solo, cioè una cosa che ha veramente solo questo e ho veramente solo io, è il medicinale con il foglietto illustrativo. Guardate il colore del foglietto illustrativo, cioè direi che ha un paio di effetti collaterali. In tinta comunque con la scatola. Pensavate fosse finita? Vi sbagliavate di grosso, signori. Come mi ha dato questa verde e ho pensato, noi siamo un canale molto trendy, dovevo prendere le cose in tinta, per cui ho preso anche i fazzoletti balsamici in tinta con il foglietto illustrativo del mio fluidificante. E non solo uno, ho preso due. Altra cosa, siccome questo alla fine è molto trendy però non ha funzionato, il mio medico ha deciso di aggiungere altre cose. Andiamo a vedere le altre cose che ho aggiunto. Questo si chiama Prontinal. Da questo non si capisce neanche da cosa dovrebbe fare. Siccome sono andata diverse volte dal medico, ha deciso che poteva darmi qualche cosa in omaggio, è dispensato dal Servizio Sanitario Nazionale. Per cui il mio medico mi ha dato questa cosa fantastica che si inserisce nel nebulizzatore. Per cui si usa questa pratica mascherina. Come noterete abbiamo già migliorato il mio audio, giusto? Potrei magari utilizzare in modo alternativo, non so, la vedo bene così come cappellino proprio. Proprio si accosta bene con il fiocco di tuono, rientra molto nel mio stile, per cui ecco sì, così. C'è qualcosa che non mi torna proprio questo ciuffo, ecco così, ecco. Che sarebbe stato troppo bello se fosse finita così. Quindi Prontinal. E successivamente abbiamo aggiunto anche questo Jason. Cos'è Jasone? Meno male che la farmacista ha capito cos'era, perché il mio medico scrive come tutti i medici, per cui mi ha dato questa ricetta con 200 cose sopra di cui non riuscivo più a leggerne neanche una, no? Quando sono arrivata in farmacia, perché iniziano a spararti su, no, Jason, Prontinal, Fluimucil, eccetera eccetera. Proprio tu arrivi dalla farmacia, magari te ne ricordi, dalla farmacia, sì, dalla farmacista te ne ricordi magari uno. Questo era l'ultimo medicinale, la mia voce è andata completamente al tappeto, mi sento un po' di febbre. Aia, ma mi sento un salito parecchio. Sì, per cui prima che mi distraga come al mio solito, noi ci sentiamo fra qualche giorno con un altro video. Questo era extra. Se il video non vi è piaciuto mettetemi un dislike, perché non avevo nient'altro da fare, no? Avevo bisogno di distrarmi un po'. E se vi è piaciuto mettetemi un like, e se vi ho incuriosito, se vi ho fatto un po' sorridere, iscrivetevi pure al canale, faremo altri video divertenti prossimamente. Magari un video in cui sto un po' meglio, riesco anche a concretizzare qualcosa di meglio. E ecco, io vado a letto veramente, ragazzi, fatemi gli auguri.